Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Raffia la Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare una buonissima ricotta fatta in casa con solo tre ingredienti e sto parlando del latte intero 2 litri, 10 grammi di sale fino. 40 g di spremuta di limone, come accessori ci servirà fuscello per ricotta, un colino. Niente di più facile. Allora, che cosa dobbiamo fare adesso? Prendere 2 litri di latte, 10 grammi di sale fino. inserirli, girarli e andare a riscaldare il tutto sul nostro fuoco. Quindi passiamo sul piano cottura. Allora, dopo che stiamo dando una giratina al nostro latte con il sale, dobbiamo aspettare una decina di minuti che il latte deve bollire. Non bollire appena bollito, deve in pratica fare la schiuma sopra e poi spegnerlo. Allora ragazzi, vedete come sta facendo la schiuma? Adesso chiudiamo. Abbiamo chiuso il gas e inseriamo il nostro limone. Inseriamo il nostro limone, giriamo, sempre a fuoco spento e facciamo raffreddare per un paio d'ore. Allora ragazzi, dopo che abbiamo fatto raffreddare il nostro latte, vedete com'è venuta? Guardate. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere una coppetta, il colino, è un mestolo. Adesso dobbiamo prendere con il mestolo il nostro latte e lo dobbiamo passare. Quindi il liquido va nella coppetta e il denso rimane nel nostro colino. Allora, dopo aver colato il latte, guardate il siero che è rimasto, questo non ci serve. Quindi posizioniamo la nostra ricotta per far colare ancora. Poi prendiamo un fuscello di ricotta, questo sarà un 350-400 grammi. Prendiamo un cucchiaio e inseriamo tutto dentro fino a riempirlo. Ragazzi, con gli ingredienti che vi ho dato, io ho fatto due fuscelli, in pratica due fuscelli di ricotta. Se voi ne volete uno, basta dimezzare le dosi. Adesso li prendiamo e li mettiamo in frigo per 5-6 ore. Però meglio farli il giorno prima, scusate, per il giorno dopo. Così sono pronte per fare una buona pasta con la ricotta oppure mangiarlo per secondo, quello che volete. Quindi ci vediamo domani. Dopo che abbiamo uscito le nostre ricottine dal frigo. Allora ragazzi, siamo arrivati al giorno che sono già pronte le ricottine. Guardate, io come vi ho detto prima, o li tenete 6 ore in frigo, oppure come fate come me, che lo fate il giorno prima per il giorno dopo. Guardate che bontà, guardate ragazzi, che ne dovete fare delle ricotte del caseificio oppure della salumeria fatti in casa con tre soli ingredienti, tre, cioè latte, sale e limone. E avete una ricottina formidabile e buonissima, fatta in casa senza conservanti. Bene ragazzi, spero tanto che quest'altra ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando fatela perché è veramente ottima, pasta con la ricotta, i dolci con la ricotta, abbiamo la ricotta fatta in casa. E ci vediamo alla prossima, e non vi dimenticate di spolliciare e di iscrivervi al mio canale. Ciao a tutti!